Allora, nel vedere le soluzioni dei laboratori precedenti, ripartiamo dal laboratorio 4, di cui avevamo la settimana scorsa visto in dettaglio il processo principale, che era quello di svolgimento della gara, e ci rimaneva da vedere i due processi più semplici, oggettivamente molto più semplici, che erano relativi al comportamento del pubblico e al comportamento che dovevano avere i giudici a fine gara. Partiamo magari dai giudici. Cosa succede qua? Ricordiamocelo brevemente, rinfreschiamo la memoria. Il processo principale vede la gara dal punto di vista del singolo partecipante. Quindi descrive tutte le azioni a cui va incontro non intanto il partecipante, ma la gara svolta dal partecipante. No? Abbiamo detto che il partecipante, dopo che si è iscritto all'inizio, praticamente non interagisce più col sistema informativo perché lui ha un'altra cosa da fare, deve correre e sopravvivere. E quindi ci sono altri attori però che intercettano ciò che il partecipante fa, il corridore fa durante la gara, quindi segnano se è passato da un punto di controllo, se si sta ritirando, se ha compiuto le infrazioni e così via. E questo processo si conclude col fatto che un giudice convalida l'arrivo del partecipante. Quindi dice, ok, tu hai tagliato il traguardo, pettorale numero 1306, hai tagliato il traguardo. E questa è una, diciamo così, convalida che avviene per ogni singolo partecipante che arriva. Se ci vuole qualcuno che segni il pettorale di chi ha tagliato il traguardo e ne prende il tempo, ovviamente. Questo però da solo non chiude la gara. Ci sono delle operazioni, come erano descritte nel testo, che i giudici, i giudici, devono svolgere quando la gara è terminata, ossia quando tutti i corridori sono arrivati. Quindi noi ci vediamo questo processo del corridore che è replicato 1000 volte, ciascuno starà facendo la propria gara e prima o poi ciascuno arriverà, o viene eliminato a un certo punto o comunque, o se no arriva fino al traguardo. Quindi il modo per chiudere questo processo è arrivare al traguardo oppure ritirarsi a un certo punto. Quando tutti o sono arrivati o si sono ritirati, allora intervengono nuovamente i giudici dicendo, ok, vediamo la classifica finale, verifichiamo che tutto sia a posto in modo da poter pubblicare e ufficializzare la classifica finale. La classifica finale, se la chiamo finale, non è disponibile fino a quando non siano arrivati veramente tutti. Ok? Quindi nella classifica finale devo vedere chi rientra in classifica, quindi chi non è stato escluso, vuoi per ritiro, vuoi per squalifiche, e poi diciamo, metto in ordine di classifica. Non è detto, poi dipende a questo punto dal regolamento dettagliato della gara che noi non avevamo, non è detto che chi arriva per primo, chi taglia il traguardo per primo sia il primo. Perché magari i partecipanti partivano in modo scaglionato, non partivano tutti insieme, perché magari durante la corsa, pardon, si accumulano delle penalità, no? Come tanti tipi di gare, se tu tagli una curva, fai qualcosa del genere, prendi una penalità e questa penalità la sconti in secondi, cioè alla fine del tuo tempo di arrivo viene sommato un numero di secondi o minuti pari alla penalità che hai accumulato. Questo non lo posso sapere fino alla fine, fino a quando il giudice non prenderà in mano la situazione di ogni singolo corridore e dirà va bene, tu hai compiuto questo insieme di scorrettezze e quindi questo comporta la squalifica oppure comporta una determinata penalità. Poi ho l'orario d'arrivo, questo lo fa il sistema ovviamente, conosco l'orario d'arrivo, conosco l'orario di partenza, nel caso in cui non siano partiti tutti in sincrono ma scaglionati, ognuno ovviamente deve essere valutato, misurato, no, per il percorso che ha fatto. Allora, questo processo di calcolo del graduale generale, per come è stato modellato qui, è una prima parte di attesa. Avevamo il processo del singolo corridore che quando alla fine, prima di distruggere il token, mandava un segnale del tipo tizio è arrivato. Allora, questo loop, questo ciclo che è messo qua all'inizio di questo processo non fa altro che raccogliere questi segnali, uno a uno. Quindi questo processo qua rimane in attesa. Ogni volta che arriva un segnale di fine gara partecipante lo aggiunge alla classifica provvisoria,
quindi valuta la sua penalità, il suo tempo e lo inserisce. E solo quando l'ultimo partecipante è stato aggiunto alla classifica posso dare un'occhiata, una controllata alla classifica nel suo complesso. Qual è la differenza tra questo processo e l'altro e il motivo per cui li abbiamo dovuti tenere separati? È che il token ha una natura diversa. Questo processo, dall'inizio alla fine, viene eseguito una sola volta, alla fine della gara, o meglio, una sola volta per tutta la gara, in realtà parte dall'inizio, poi rimarrà molto in attesa qui del primo segnale ricevuto, perché dipende dal primo arrivo. Ma c'è un token solo che rappresenta la gara. Ci sarà un altro token l'anno prossimo se ci sarà di nuovo la gara. Mentre invece sul processo della gara stessa ho un token per ogni corridore. Quindi ho una diversità anche notevolissima nel numero di token tra un processo e l'altro, quindi queste sono due cose separate, che si sincronizzano però in qualche modo. Di cui la seconda, quella del giudice, ha bisogno di sapere quando la prima è finita, anzi, quando tutte le prime sono finite. Allora, qui è stato modellato in modo esplicito. Uno poteva anche prendere una scorciatoia e scrivere qua dentro direttamente nel signal receipt ricezione di tutti i segnali di fine gara, ad esempio. Alla fine il significato è quello. Quindi ho un'attesa, aspetto, ho iscritto 1000 giocatori e aspetto che arrivino 1000 segnali. Quando sono arrivati 1000 segnali faccio l'operazione di pubblicazione della classifica. Quindi la convalido, la confermo e la pubblico. Sarebbe sbagliato avere questa operazione, pubblicazione della classifica, qua in fondo, alla fine della gara del partecipante. Perché quando arriva un singolo, io non so quale sia, l'arrivo del singolo non mi permette di determinare la classifica. Finché non sono arrivati tutti non lo posso dire. Okay? Questo per quanto riguarda il giudice. Quindi qua la figura del giudice faceva due cose, faceva una prima convalida dell'arrivo e poi una seconda convalida globale della classifica complessiva. E poi c'è la parte del pubblico che stranamente ha creato problemi in molti perché si voleva, non, la persona con cui ho parlato mi ha fatto domande su questo esercizio, non vedete le cose troppo complicate, no? E soprattutto non imponiamo dei vincoli che non esistono. Allora, se il testo dice che il pubblico durante la gara può vedere la classifica provvisoria e alla fine della gara può vedere la classifica definitiva, no, le parole non erano forse esattamente queste, ma questo era il senso, a memoria, non vuol dire che il pubblico deve guardare la classifica provvisoria prima di poter vedere la classifica definitiva. Io ho visto dei processi in cui c'era scritto il pubblico si collega, vede la classifica provvisoria, poi freccia, vede la classifica definitiva. Lì, in quel caso, quando definiamo i diagrammi di attività, non stiamo descrivendo un possibile percorso che capita. Stiamo descrivendo le regole che devono seguire tutti i percorsi. Per cui se mi metti, guarda la classifica provvisoria, freccia, guarda la classifica definitiva con una freccia sequenziale, non solo mi stai dicendo che la classifica definitiva sarà disponibile dopo quella provvisoria, va bene, lo sappiamo, ma soprattutto mi stai dicendo che non posso arrivare a vedere quella definitiva se non ho guardato almeno una volta o esattamente una volta, a seconda di poi se ci fai un ciclo oppure no, la classifica provvisoria. Quindi facciamo attenzione a pensare sempre a quali sono tutti i casi possibili, quindi tutti i vincoli che vogliamo imporre per limitare i casi possibili, e non descrivere uno scenario sequenziale che è quello magari più semplice, ma non è detto che lo sia. Okay? Allora, di fatto cosa succede? Che noi possiamo assegnare un token in due modi per il pubblico. Il modo più semplice è assegnare il token a una visita. Cioè, il pubblico, diciamo, il signore del pubblico, si collega al sito, ok, nel momento in cui apre il sito, crea un nuovo token, guarda quello che deve fare e poi esce. E il token finisce. Se 3 secondi dopo vuole aggiornare la pagina, rileggerla,
genererò un token nuovo e riparcherò lo stesso processo. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è definire un token per ogni pubblico, per ogni persona del pubblico. Allora a quel punto vuol dire che nel momento in cui mi sono collegato alla pagina la prima volta, però dovrò fare in modo che lo stesso token possa ricircolare più e più volte, perché la persona del pubblico potrà voler vedere più volte la graduatoria, soprattutto quella provvisoria, man mano che si aggiorna. Allora devo riuscire a tenere questo token vivo in circolo e non farlo morire fin tanto che, non lo so, per sempre dovrebbe rimanere vivo. Perché lui magari la graduatoria definitiva la vuole vedere anche il giorno dopo, 2 giorni dopo. Quindi non è, anche lì non, devo fare attenzione a non far morire il token dopo che lui ha guardato la graduatoria definitiva. Ma per quello è più complesso, perché devo mantenere in gioco un token che non ha una regola ben definita, soprattutto di morte, di terminazione. È molto più semplice definire un token sulla singola azione di visita. È chiaramente una scelta nostra di modellazione. Questo è più semplice perché l'utente arriva, guarda qualcosa ed esce. Se riguarda qualcosa tra un minuto, sarà un token nuovo e ricomincia dall'inizio, non c'è problema. Questi processi li possiamo attivare tante volte quante servono. E fa ciò che vuole, può guardare informazioni diverse a seconda dello stato della gara. Allora, ad esempio, ecco, qui sono un tipico caso in cui come si svolge il processo, quindi quali sono le azioni che vengono compiute, viene scelto dall'utente e non dal sistema. Cioè non è il sistema che mi impone adesso tu devi guardare l'elenco dei partecipanti o adesso tu devi guardare la graduatoria, è l'utente che lo sceglie. Allora, per rappresentare una scelta dell'utente, il fatto che l'utente quando si collega al sito ha 3-4 alternative, decide lui su quale cliccare, quale selezionare. Allora, una scelta dell'utente e non una scelta del sistema, la posso modellare in due modi. O rappresento l'azione in cui l'utente sceglie, esprime la propria scelta, che vuol dire solamente cliccare su un bottone piuttosto che l'altro magari. Dopodiché il sistema, in funzione della scelta che l'utente ha appena fatto, gli propone un'attività oppure gli propone un'attività diversa. Perché il rombo, ricordiamocelo, è un blocco che viene eseguito dal sistema informativo in tempo zero e può operare la scelta solo sulla base di informazioni che il sistema informativo ha già ricevuto, ha già incamerato. E quindi senza questo blocco di scelta il sistema informativo si chiederà dove vuole andare l'utente e si dirà non lo so, come faccio a saperlo se non glielo ho chiesto? E non mi posso fermare dentro il rombo per dire adesso glielo chiedo, perché il rombo è un blocco in cui non vengono compiute delle azioni, per come l'abbiamo definito. Quindi se il rombo deve prendere, se il blocco di scelta deve prendere una decisione sulla base di un'azione dell'utente, sulla base dell'intenzione dell'utente, allora questa intenzione deve essere stata raccolta, catturata in un'azione precedente. Poi c'è un modo più snello di scrivere la stessa cosa attraverso una scelta non deterministica. Quello che abbiamo chiamato scelta non deterministica, cioè un fork usato non per creare del parallelismo, ma per creare dei percorsi alternativi, dei quali presumibilmente se ne svolge uno solo, perché non c'è il join dopo che mi obbliga ad aspettare che tutti i percorsi alternativi vengano svolti. Allora, questo si comporta praticamente nello stesso modo e dice che il sistema, quando l'utente, abbiamo detto che il token è la visita dell'utente al sito, quindi quando un utente visita il sito, si collega al sito, il sistema genera 2 token e si predispone o per visualizzare l'elenco dei partecipanti o per visualizzare la graduatoria. Quindi entrambe queste funzioni sono pronte, sono abilitate perché hanno un token in ingresso, parliamo dopo della classe 3. Sarà l'utente, però entrambe queste azioni, essendo azioni, appunto blocco azione, richiedono una interazione tra utente e sistema. Non sono blocchi in cui diciamo il sistema informativo da solo senza l'utente fa cose. L'attore qua è il pubblico,
non è sistema informativo. Quindi qui c'è scritto il pubblico visualizza i partecipanti. E se il pubblico non fa questa azione, quell'azione rimane ferma. Quindi il token non entra, non viene elaborato, non esce. Quindi io ho due blocchi, entrambi i quali possono essere, devono, sono abilitati, sono pronti per essere eseguiti, ma potranno essere eseguiti solamente quando il pubblico farà la sua parte, e che nel momento in cui ovviamente il pubblico è uno solo, nel momento in cui entra a fare questo non sta facendo l'altro, non ha quattro mani, sei computer. E quindi sarà il sistema informativo che a un certo punto è pronto per fare due cose e, diciamo così, si accorge, ammesso che abbia la consapevolezza di sé, il sistema informativo, si accorge che il sistema sta facendo una certa azione. Va bene, gliela fa fare perché era un'azione possibile. Dopodiché, a differenza di un fork join classico del parallelo, dopo che ha fatto la prima azione, il sistema informativo non aspetta che l'utente faccia anche la seconda, ma direttamente dichiara conclusa la sua azione, perché il token viene eliminato. Quindi, quando siamo di fronte, mettiamoci dal punto di vista mentalmente del pubblico, quando siamo di fronte a una scelta tra varie azioni possibili, io posso, tra virgolette, vedere, voler vedere il momento della scelta, e poi a questo punto il sistema informativo, avendo fatto scegliere l'utente, propone l'azione giusta. Allora, questo è quello che succede esplicitamente. Abbiamo sempre fatto l'esempio del bancomat, quando andate al bancomat. Prima vi chiede: ma vuoi fare un prelievo, vedere il saldo, fare una ricarica telefonica o altre cose? Prima. Quando voi gliel'avete detto, allora vi mostra la videata opportuna per il servizio che avete richiesto. Mentre invece, quando navighiamo su un sito, la situazione più simile a questa. Nel senso che sullo schermo abbiamo magari, nella pagina web, abbiamo vari elementi, no? Possiamo scrivere un testo qua, possiamo schiacciare un bottone là, possiamo condividere un link, eccetera. E non devo prima scegliere un'operazione e poi farla, ma la faccio direttamente perché in qualche modo nella pagina web ogni pezzo della pagina mi permette un'interazione diversa, mi permette di fare un'azione diversa. In parallelo, poi non lo posso fare in parallelo davvero perché io ho due mani, quindi o sto scrivendo qui o sto scrivendo là. Ma la pagina web in qualche modo ha tanti blocchi, tante aree parallele tra di loro, tutte buone. Non devo dire prima dove sto andando, ci vado e basta. Allora, questo, la modellazione di destra è più fedele a questo tipo di comportamento. Ma poi sono sfumature, nel senso che da uno si passa all'altro, l'importante è il significato che diamo. Qui è l'utente libero di scegliere, in qualche modo mi esplicita la scelta, o iniziando un'azione tra le tante possibili, oppure dichiarando prima quale azione vuole iniziare. Diciamo che la tendenza moderna delle interfacce è più sulla seconda, ovviamente, pressante, perché c'è un passaggio in meno per l'utente, è più semplice, anche perché l'utente a questo punto ha la visibilità completa delle azioni che può fare. Qui non stiamo mettendo nessun vincolo sull'ordine con cui l'utente vuole fare le variazioni. Arriva, fa una cosa, ritorna un altro token, farà una diversa, oppure rifà la stessa se gli gira così in quel giorno. L'unico vincolo che stiamo mettendo è qui, a questo punto i due diagrammi sono uguali, abbiamo un blocco di attesa che dice: guarda che tu la graduatoria non la puoi visualizzare se la gara non è ancora iniziata. Neanche la graduatoria provvisoria, se nessuno è partito, se la partenza non c'è ancora stata, non c'è nulla da visualizzare. Posso solo visualizzare l'elenco dei partecipanti iscritti. Quindi c'è questa clessidra che dice: guarda, controlliamo l'orologio, se la gara non è ancora partita, beh, allora io a questo blocco il token. E quindi in realtà questa parte, diciamo, della pagina web rimarrà grigia, rimarrà disabilitata. Il fatto che il token lì non ci arrivi, sta dicendo al programmatore: guarda che tu questa parte non la devi rendere abilitata se non è arrivata almeno l'ora della partenza. Mentre invece la visualizzazione dei partecipanti può avvenire sempre. E quindi quella parte di pagina
di interfaccia sarà sempre disponibile. Poi, qui non è dettagliato in questa soluzione proposta, ma la graduatoria può essere quella provvisoria o quella definitiva, a seconda che la gara sia finita oppure no. Questo non lo sceglie più l'utente, il pubblico, lo sceglie il sistema. Perché nel momento in cui il pubblico dice voglio vedere la graduatoria, il sistema sa se la gara è ancora in corso, allora ti mostrerà quella che chiamiamo graduatoria provvisoria. Se invece sa che la gara è finita, e come fa a saperlo? Perché il giudice, che era qui, l'ha convalidata e quindi ha chiuso la gara ufficialmente, allora questo visualizzatore graduatoria visualizzerà la graduatoria definitiva. Quindi io questa me la sto immaginando un po' come se fosse una serie complessa in cui a un certo punto inizia con un rombo che si chiede la gara è già finita? Allora questo può iniziare con un rombo che si chiede la gara è già finita perché quell'informazione, cioè se la gara è finita o no, è già in possesso del sistema informativo. Il sistema informativo sa che la gara non è finita e sarà diventerà finita solamente quando il giudice farà questa azione. Prima è da considerarsi non finita. Fare questa azione lascerà, qui non abbiamo un modello concettuale, lascerà una traccia nel sistema. E quindi la procedura, l'azione di visualizzazione graduatoria farà una cosa per un'altra, a seconda che nel modello concettuale ci sia un bit, una variabile booleana che dica gara in corso o gara finita. Questa è una scelta interna al sistema. L'utente non può decidere. Non può decidere di vedere la graduatoria finale quando la gara è ancora in corso. Non glielo deve neanche poter far chiedere, non ha senso. Così come quando la gara è finita, lui non può vedere la graduatoria provvisoria. Che provvisoria? Cioè quella definitiva, quella provvisoria di quando? Che sono tutti arrivati, sono già andati a casa a mangiare. Ok, quindi in questo caso chiediamo, cioè, diciamo così, questa parte di esercizio ci dava due lezioni. La prima lezione è, teniamo le cose semplici, non aggiungiamo vincoli dove non ci sono, non andiamo a incasinarci la vita dove non ci sono. No? Ho visto, ovviamente tutti questi sono passati da temi d'esame, ho visto persone che mettevano visualizza la graduatoria in parallelo al registro passaggi. Cose del tipo, sì vabbè, è vero che ogni volta che passa una persona la graduatoria potrebbe essere diversa, ma io non posso obbligare una persona del pubblico a riguardare la graduatoria ogni volta che passa qualcuno. Distinguiamo ciò che è possibile fare e ciò che è obbligatorio fare. Ogni volta che mettiamo una freccia in più stiamo aggiungendo un vincolo, un obbligo in più al sistema. Per lasciare le cose libere, che l'utente faccia cosa vuole o quando vuole, non mettiamo vincoli, non mettiamo frecce, o mettiamo dei paralleli, o mettiamo processi separati, ogni processo va avanti per conto suo, parte quando ha bisogno di partire, senza vincolare le azioni svolte da qualcuno alle azioni svolte da qualcun altro. Quindi questa era la prima lezione che abbiamo imparato. Teniamo semplice, manteniamo semplice le soluzioni, e seconda è ragioniamo su di chi è la scelta. La scelta è del sistema, rombo che condiziona azione. La scelta dell'utente, allora o questa scelta è esplicita o questa scelta è implicita, e allora giochiamo con questo costrutto di finto parallelismo. Ditemi. Non sono collegati tra di loro. La domanda è come sono collegati tra di loro i tre diagrammi. Allora, sono tre processi indipendenti, ognuno dei quali ha un suo ciclo di vita separato. Quindi, questo sta qui, non abbiamo scritto, ma abbiamo detto, bisogna chiederci che cosa rappresenta il token. Il token rappresenta un nuovo iscritto alla gara. Ok, quindi questo processo viene svolto ogni volta che una nuova persona si iscrive alla gara, indipendentemente dal resto.
La parte della graduatoria generale rappresenta un token, qui non c'è l'avvio perché è possibile sottintendere il blocco di avvio quando parto con una ricezione di segnale o con una residua, perché dice, di fatto il token comunque dovrebbe rimanere fermo, però è sottinteso lì dentro. Quel token rappresenta una singola gara. Quindi ogni volta che si attiva una nuova gara, viene creato un token nuovo. I due token, quello del singolo, anzi quei 1000 token dei 1000 singoli che corrono, e quello della gara, sono indipendenti, seguono ciascuno le sue regole. Quello del corridore viene generato ogni volta che un nuovo corridore si iscrive, quello della gara viene generato una volta all'anno ogni volta che la gara viene attivata. Quindi per loro sono indipendenti. Siamo noi che possiamo creare delle dipendenze nel modellarlo. Dipendenze di che tipo? Di due tipi: dipendenze di controllo e dipendenze di dati. Dipendenze di controllo, questa, scambio di segnali tra processi. Cioè, possiamo noi dire che a un certo punto uno dei processi deve rimanere fermo in attesa che un altro dei processi faccia qualcosa. Allora, l'unico modo per sincronizzare i processi, in questo caso, è far sì che uno emetta un segnale, il quale segnale venga raccolto dall'altro processo. Comunicazione molto grezza, del tipo io ti dico che sono arrivato qui e tu eri in attesa che io ci arrivassi e acquisisci l'informazione che sono arrivato a quel punto. Però permette di fermare un processo finché l'altro non ha prodotto e quindi in qualche modo sincronizzare le varie attività. Questa è una situazione esplicita di controllo. Oppure ci sono sincronizzazioni più soft sui dati. Cioè tutti questi processi vanno avanti ognuno per conto suo, ma condividono tutti lo stesso unico condiviso modello concettuale. Cioè i dati che leggono e scrivono sono gli stessi. E quindi a un certo punto altri partecipanti. Cioè come fa questo processo a sapere se ci sono altri partecipanti oppure no? Lo sa perché quell'altro, quando il giudice ha convalidato l'arrivo, probabilmente avrà segnato che quella persona è arrivata. Quindi nella classe, quindi, come ripeto, non abbiamo modello concettuale, ma nella classe che rappresenta il corridore ci sarà un flag se è arrivato o non è arrivato. E quindi in qualche modo è vero che i processi sono indipendenti, ma le scelte che fa un processo dipendono dal valore dei dati, i quali dati potrebbero essere stati modificati da uno degli altri processi. Quindi indirettamente attraverso la manipolazione dei dati condivisi l'evoluzione di un processo può influenzare l'evoluzione dell'altro processo. Questi processi non lo sanno. Ciascun token segue solo le sue regole da token. Siamo noi progettisti che sappiamo che c'è un dato d'appoggio che serve per in qualche modo far comunicare i due processi, oppure un segnale esplicito che mando e ricevo per sincronizzarli. Quello dell'utente è più libero di tutti. In qualunque momento lui vuole, se vuole, può visitare il sito. Vedete, il token è una singola visita, quindi non c'è nessun vincolo su quello. Sono processi che non possono essere messi insieme perché i token hanno natura e numerosità molto diversa. Quindi non ha senso mettere il processo pubblico sul token del giudice o sul token del corridore. Altre domande? No. Allora passiamo al 5. Laboratorio 5. Dove il testo era quello della mappa GTT, del modulo, no? Che è stato tratto direttamente dal regolamento del sito, preso dal sito della GTT, il modulo stesso era lui leggermente semplificato. Ecco, se vogliamo, la maggior difficoltà concettuale di questo esercizio era liberarsi dal concetto di modulo.
Non bisogna in questo esercizio o in esercizi di questo genere rappresentare il concetto modulo. Il modulo è un supporto, in questo caso cartaceo, che contiene delle informazioni. Noi ci dobbiamo concentrare sulle informazioni. È come se dentro un database che contiene delle tabelle avessimo una tabella che si chiama tabella. Perché visto che ho delle tabelle devo rappresentare le informazioni sulle tabelle. No, mi sto avvitando in una spirale senza senso. Ok, separiamo l'informazione dalla forma con cui questa informazione circola. Anche perché poi noi stiamo digitalizzando il processo. Quindi stiamo in qualche modo rimuovendo il modulo cartaceo, almeno in alcune delle possibili esecuzioni di quel processo. A maggior ragione se il modulo è semplicemente un pezzo di carta fotocopiato. Allora, se quel modulo facesse parte di una serie numerata di fogli, ognuno col suo numero, col suo codice univoco, tipo, non so, libretto degli assegni, ogni assegno ha un numero. Per alcuni tipi di ricevute, il libretto delle ricevute fiscali sono numerate. Quindi importa non solo sapere che hai fatto una ricevuta da 10 euro, ma ti interessa sapere qual è il numero della ricevuta, il numero del pezzo di carta su cui l'hai scritto. Allora, appunto, il caso è un'informazione importante, perché poi devi verificare che ci sia la sequenzialità, che non è strappata e buttata via, eccetera, eccetera. Allora, in quel caso, il pezzo di carta ha un significato. Ma qua no. E quindi la domanda che dobbiamo farci è: quali sono le informazioni che devono essere gestite dal sistema e quindi scambiate tra il cittadino e la GDT? Le informazioni presenti in questo modulo erano di tre tipi. Il cittadino, l'auto e il tipo di possesso di quest'auto. Il tipo di possesso di quest'auto ovviamente gioca sulla relazione tra cittadino e auto. Se un cittadino ha due auto, compilerà due moduli. I suoi dati anagrafici nei suoi due moduli saranno uguali, ma io nel mio sistema informativo quei dati li ho una volta sola, perché è sempre lo stesso cittadino. Li voglio rappresentare una volta sola, perché è sempre lui e che avrà due macchine. Nel processo cartaceo non ho il cittadino, non ho la macchina, ho i fogli di carta, ho due moduli, punto. Tra l'altro ho meno informazioni, perché ho due pezzi di carta e poi scoprire che quei due pezzi di carta sono relativi allo stesso cittadino è un casino se questi due sono in mezzo altri 12.000. Mentre invece il sistema informativo può riconoscere questo. E quindi a livello di soluzione noi avevamo proposto di separare il cittadino, qua chiamato residente, dal veicolo che possiede. E teoricamente è anche possibile che il cittadino possieda più di un'auto. A lui sono intestate più automobili. Poi, se lui abbia diritto di avere l'agevolazione per le 10 macchine che possiede o solamente per la prima, è un altro conto. Però dal punto di vista concettuale, di sicuro l'autoveicolo ha un proprietario che è intestatario, che c'è scritto sul libretto di circolazione, ma lo stesso intestatario, se ha il portafoglio molto abbondante, può avere anche più auto. E le modalità con cui le possiede, queste auto, sono una proprietà della relazione tra residente e autoveicolo. Qui modulo non esiste. E faticherei anche riconoscerlo. Ogni volta che un cittadino compila un modulo, nel sistema informativo andranno a finire pezzi di informazione nelle frasi giuste.
Poi c'è l'altra informazione che serve per capire quanto paga il cittadino, quanto deve pagare. Allora, per sapere quanto paga, devo sapere in quale area abita. E l'area in cui lui abita si deduce dal suo indirizzo di residenza. Allora, in questa soluzione è stato modellato in un modo molto semplice, tenderei a dire troppo semplice, ma in cui dice, beh, il residente abita in un certo indirizzo, mi dichiara qual è l'indirizzo, pardon, a cui è residente, ok? Qui c'è una relazione uno a molti, nel senso che in un determinato indirizzo possono essere residenti più persone, conviventi, persone che vivono nella stessa casa. E dopodiché quel determinato indirizzo, sulla base della via e del numero civico, apparterà in una determinata area. Ovviamente una determinata area conterrà molti indirizzi possibili nei quali abitano molte persone, i quali possiedono a loro volta molte auto. Però l'importante è che, seguiamo le relazioni, dato un autoveicolo, quindi se prendo una targa, sono il vigile in strada, c'è un'autovettura lì in strada, quanto dovrebbe pagare questa? Ha il tipo di abbonamento giusto? Dall'autoveicolo posso passare al residente in modo univoco, dal residente trovo l'indirizzo in modo univoco e dall'indirizzo ricavo l'area in modo univoco. Quindi è possibile passare dall'autoveicolo all'area in modo univoco. Il contrario ovviamente non è vero, cioè il percorso contrario è molteplice e quindi dipende. Da una determinata area avrò molte auto che sono autorizzate ad entrare in quell'area. Se voglio sapere quali sono le auto che sono autorizzate ad entrare in quell'area, lo posso fare. Perché dall'area mi trovo tutti gli indirizzi, da ciascun indirizzo mi trovo tutti i residenti, da ciascun residente mi trovo tutte le auto che possiede. Avrò un albero che via via si ramifica, ma alla fine le trovo tutte. Ecco, l'unica parte che mi... Sì, dimmi. Allora, ripeto solo quello che hai detto. Lui dice, io pensavo, diciamo, che fosse meglio mettere il numero civico come attributo della relazione, quindi come association class tra residente che risiede in un certo indirizzo, quindi una certa via. Quindi la via è la stessa, in quella via ci sono tanti numeri civici, è inutile che la ripeta molte volte, semplicemente quando io dico che si risiede in quella via, come informazione aggiuntiva ti devo dare il numero civico. Però allora anche il numero di telefono? Perché se tu vuoi riusare, no, infatti, se tu vuoi riusare l'indirizzo su tante persone diverse, quel numero di telefono... Infatti il numero di telefono l'ho messo come attributo di residenza. Sì. Che è l'altra cosa. Qui dipende un po' da come uno legge l'indirizzo. Io avrei fatto, adesso vi racconto come l'avrei vista in modo diverso, avrei visto l'indirizzo più simile al tuo, in cui l'indirizzo, diciamo così, è lo stradario, cioè l'elenco di tutte le vie della città. E poi ho le persone. Mentre invece qua viene visto più come un indirizzo, un'estensione delle informazioni sulla persona. Dato che comunque esistono anche molti indirizzi che partono da un punto di un altro e quindi i numeri civici rientrano in aree diverse, io l'ho messo come indirizzo rientra in area e come stesso class intervallo i numeri civici che rientrano in quell'area. Allora, sì, adesso
lo modelliamo così anche come alternativa. Attenzione che modellare quell'informazione ha senso solo se vedi l'indirizzo dell'istituto, cioè le due cose non sono indipendenti, no? Chiaramente. Okay. Allora, se lo vediamo così, diciamo così, questa modellazione mi dice che l'indirizzo in qualche modo è come se fosse la proprietà del residente e come, potrei dire, caso molto particolare, può capitare che due persone siano residenti allo stesso indirizzo. Però manca un'informazione, e infatti sono d'accordo come la vede lui, ma il testo in realtà non è che, di nuovo, noi, il nostro committente è il testo, no? Il testo non insisteva troppo in un senso o nell'altro. Quello che mi lascia perplesso è: questa relazione rientra. Chi decide che quell'indirizzo rientra nella determinata area? Messa così, è una decisione arbitraria. Non è il sistema informativo che da solo lo capisce. Se io ho 1000 persone che fanno domanda, io avrò 1000 indirizzi diversi di ciascuno, perché dentro l'indirizzo c'è il numero di telefono e il numero civico. Quindi sono 1000 persone, avrò 1000 classi di indirizzo diverso, e di queste 1000 classi qualcuno deve dire in quale area ricadono. In realtà il testo ha informazioni in più che non sto sfruttando. È questa. Cioè io so da questa mappa, se con tanta pazienza mi metto a trascriverla via, strada per strada, via per via, ho l'informazione, data una via e un numero civico, esattamente in quale area si trova. Però per farlo devo modellare nel mio modello concettuale questa informazione. Questa informazione che cos'è? È una relazione tra le aree, e non le vie, ma i segmenti di via. Una via, cioè, pensa a Corso Francia, Corso Vittorio Emanuele, che sono lunghi chilometri, attraversano più aree. Alcuni corsi sul lato destro sono in area C1, e questo credo sia proprio Corso Vittorio, questo è Porta Nuova, e sull'altro lato della strada è in area A4. Quindi devo avere un concetto che ora manca, che è segmento di strada, e avendo l'elenco di tutti i segmenti di strada possibili, ciascuno di questi appartiene univocamente a una ben determinata area. Allora, avendo la via e il numero civico dell'utente, posso andare a confrontare con la via e il segmento di strada dello stradario e capire, e a questo punto il sistema informativo che può assegnarti automaticamente l'area che ti appartiene. Proviamo a tradurlo in classi. Quindi, se vogliamo che il nostro modello concettuale supporti anche questo, io voglio aggiungere almeno due classi, una è la strada e l'altro è il segmento di strada. La strada ha un attributo che di fatto è la via, e il segmento, un segmento di una via è determinato da un intervallo di numeri civici, dal al, dal civico al civico e qui ovviamente una relazione 1 a molti. A questo punto, quella che è una relazione, diciamo, inserita dall'utente da questo indirizzo, in che area mi trovo, allora l'indirizzo dell'utente, data la stringa, è legato a una determinata strada, dato il numero civico sarà legato a un segmento, anzi in realtà questo non serve, serve questo. Così.
Quindi io, se abito in Corso Vittorio numero 30, sarò in un certo segmento, diciamo dal 20 al 40, di cosa? Di Corso Vittorio, e quindi questo segmento appartiene a una certa area. Questo poi, che vogliamo mettere il numero civico qua o che vogliamo metterlo là, cambia niente, è indifferente, nel senso che comunque rappresentato con due concetti diversi, segmento e strada, perché non voglio mettere il numero di via qua dentro il segmento, perché se la stessa via ha 100 segmenti diversi, non voglio ripetere 100 volte, diverse, 100 volte lo stesso numero, lo stesso nome della via. Dimmi. Se segmento e strada fossero stati inseriti dentro l'area, no, non andava bene. Perché? Perché una certa area è fatta di 100 segmenti. E quindi se io metto da civico a civico dentro l'area, sto costruendo un'area fatta di un solo segmento di strada o di una sola via. Gli attributi sono valori singoli. Quello che tu immagini come attributo di tipo elenco in realtà è una relazione con un'altra classe. Cioè questo è l'elenco. Questa relazione qua, uno a molti, è il modo in cui descrivo che l'area è un elenco, ha un elenco di segmenti. Quando metto un attributo dentro una classe, quell'attributo è sempre un valore semplice. Un numero, una stringa, una data, un importo. Ma se ho qualcosa, se ho un valore strutturato, questa struttura viene espressa attraverso le relazioni. Quindi vabbè, l'area è composta da segmenti. Questa potrebbe anche essere una relazione di composizione, volendo. Anzi, questo è la segmento compone l'area, e l'area è composta da segmenti, e il segmento giace nella strada. Con questo io addirittura potrei anche cancellare l'attributo stringa dell'indirizzo. Non mi serve più. Quando l'utente vuole inserire il proprio indirizzo, non gli faccio scrivere Corso Vittorio Emanuele II, che si può scrivere in almeno 84 modi diversi, tutti giusti, e altri 840 sbagliati. Corso Vittorio II, II. Se lascio che lui lo scriva così, poi è buona fortuna riuscire a capire in che via è. Se io tolgo l'attributo via da qua, via, io sto permettendo all'utente, però ho l'elenco di tutte le vie della città. Quindi in qualche modo l'utente potrò presentare l'elenco di tutte le vie e gli dico, dimmi in quale abiti, poi magari non faccio una videata di 800 righe o più, quando lui comincia a scriverlo io gli propongo una di quelle valide, no, ormai siamo abituati a fare queste cose. Però questo vuol dire che alla fine io nel mio database non memorizzo la via che ha scritto l'utente, ma metto la via che io già avevo e che l'utente ha riconosciuto tra quelle che c'erano, tra quelle possibili. Quindi l'attributo via non c'è come attributo esplicito, ma lo deduco, ovviamente anche qua ho dimenticato la cardinalità, lo deduco l'indirizzo. Una volta che ho trovato il segmento, quel segmento giace univocamente in una determinata via. Quindi legato all'indirizzo ci sarà un codice di riferimento del segmento. Il civico lo devo sapere ovviamente, perché so che il segmento va dal 10 al 20, io non c'è scritto se sono il 12, il 14 o il 16. Allora, modellato così è un pochino più a prova di bomba rispetto a prima, che è una versione più semplice, no? Spesso tendiamo a darvi la versione più semplice possibile. Dimmi. Ma non si
devo dare l'informazione circa la scadenza del permesso? Allora, l'informazione circa la scadenza del permesso, sì, sono tutte informazioni che il processo deve gestire. Allora, il permesso, allora, partiamo da, ti modifico la domanda, dov'è il permesso? Quale di queste classi rappresenta il permesso oppure se manca una dobbiamo aggiungere? Qualcuno vede una classe che potrei anche chiamare permesso? No? L'aggiungo allora? No? Sì o no? È l'autoveicolo che è il permesso. Il permesso di parcheggiare un'auto è ovviamente una cosa diversa rispetto all'auto. E quando io vi dico l'autoveicolo è il permesso, mi guardate strano. No? Dicete, tardi per tutti, però questo ha bevuto qualcosa. Ma in realtà io non ho detto che l'autoveicolo è il permesso. Io ho detto che le informazioni a proposito dell'autoveicolo e le informazioni a proposito del permesso in realtà coincidono. Perché innanzitutto le informazioni sugli autoveicoli di cui non ho richiesto il permesso non le ho. Non me ne frega niente, questo sistema non le deve trattare. Quindi gli autoveicoli che io ho qua sono quelli di cui è stato richiesto un permesso. E che informazioni sono? Sono le informazioni che servono per chiedere il permesso. E quanti permessi sono richiesti in questo sistema? Uno per ogni autoveicolo. Quanti autoveicoli ci sono? Uno per ogni richiesto permesso. Cioè, potrei, volendo, inventare un'altra classe permesso, ma poi mi accorgo subito che sono legate in modalità 1 a 1, inscindibili. Non ho il permesso al residente, sarebbe un altro regolamento diverso. Tu sei residente in Corso Duca degli Abruzzi? Tutte le tue macchine pagano la tariffa dei residenti in Corso Duca degli Abruzzi. Allora il permesso sarebbe legato alla persona. Invece no, noi abbiamo un meccanismo in cui il permesso è legato alla macchina. Hai tre macchine, ti servono tre permessi. Ma sono tutte mie, fa lo stesso, il permesso è legato alla macchina, il permesso è la macchina. Le informazioni sul permesso sono le informazioni sulla macchina. Allora, quando abbiamo due cose che si identificano, una non può esistere senza l'altra, molto... È un forte indizio del fatto che sono la stessa cosa dal punto di vista concettuale. Allora, se in questo, quindi autoveicolo, ma possiamo chiudere tra parentesi, forse, non volevo fargli male così. Posso anche chiamare permesso. È la stessa cosa. Giustamente, come ha fatto notare lui, e torno alla domanda, mancano qua alcune informazioni sul fatto che, ad esempio, data di inizio, data di fine della validità, permesso approvato oppure non approvato. Sì, evidentemente queste sono state dimenticate. Mancano le informazioni di ciclo di vita di questo permesso. In realtà il caso reale sarebbe un pochino più complicato. E questa è una delle semplificazioni che abbiamo fatto. Perché abbiamo fatto un processo in cui ci fosse solamente la richiesta di un permesso. Punto. Nel mondo reale c'è anche il rinnovo. Perché tu hai un'auto che ha un permesso e poi l'anno dopo hai il permesso rinnovato e quindi hai tanti permessi legati alla stessa auto nei diversi anni. No, però questa parte qua l'abbiamo tagliata naturalmente. Qui se leggete il testo, sembra che una volta che è scaduto, butti via tutto e ricominci da capo. Una mail al residente Però il processo di rinnovo non c'è. Come fa il residente a rinnovare? Lo richiede da capo. È un reminder di... Cioè, qui nel modulo non c'è scritto numero vecchio del permesso, una casella rinnovo oppure no.
ti avvisa che sta per scadere. In realtà questo rinnovare, sì sì, è scritto qua, ma poi a livello di documentazione, di modulistica, non c'è. Nella realtà c'è, qui non l'abbiamo messo. Ok, quindi dunque andiamo a vedere a questo punto quali dati ci mancano. Tentiamo di compilare il modulo online. Residente, via, proprietario, targa, modello. Quindi in realtà mi serve una data di approvazione. Perché la data di scadenza sarà un anno dopo, quindi è inutile che io scriva le due date. Se questa data di approvazione non c'è, vuol dire che non è stato approvato. Se lo approvo, metto la data e automaticamente so anche quando scadrà. E questo è l'unico attributo che mancava. Poi magari adesso guardiamo insieme il processo e scopriamo che manca qualche altro attributo, non lo so. Ok? Vabbè, vediamo le... il processo principale, che probabilmente si chiama rinnovo, ma in realtà sta descrivendo un permesso ex novo. Allora, qua ricordiamo che, cosa diceva il testo? Parla della procedura online. Quindi il cittadino deve compilare il modulo online, poi caricare sul sito online una copia del documento valido e pagare. A questo punto l'operatore controlla il documento valido. Questo controllo dell'operatore non è sincrono con le azioni dell'utente. Cioè io carico i miei documenti oggi e l'operatore del GDT potrebbe controllarli domani o tra un mese. E quindi deve esserci un meccanismo all'indietro per poter dire all'utente va tutto bene oppure no. Perché il sistema informativo, quando l'utente inserisce i dati, non può dire ok, vanno bene, potrà dire se manca un campo, ma poi se tutti i valori sono corretti non lo può dire. Quindi al cittadino viene detto, guarda, tu fidati, se tutto va bene ti arriverà il permesso a casa. Se non ti arriva il permesso a casa, c'è qualcosa di storto, ti mandiamo una mail in modo che tu possa correggere. Rettificare le informazioni. Allora, compilare modulo online, in realtà questa lo potremo vedere composto da due azioni, cioè inserire i dati, quali? I dati tuoi e i dati della tua auto e caricare la scansione del documento. Qui è stato messo tutto come una classe, anche perché, scusate, come una sola azione, anche perché poi avvengono sequenzialmente, quindi lì non c'era struttura complicata. Se uno vuole dettagliarlo, qua può mettere tre azioni, inserisci i propri dati, inserisci i dati della tua auto, carica il tuo documento. Lo potremmo vedere come azione complessa, dichiararlo a parte, oppure disegnarlo qua, oppure lasciarlo indicato così. Non è qua che sta la complessità, quindi il dettaglio cerchiamo di spendercelo quando il processo è più complicato. A questo punto, il cittadino ha compilato il modulo online, e prima o poi ci sarà un operatore della GTT che prende in mano quella pratica e la controlla. Quindi ad esempio verifica che il nome scritto sul documento, sulla carta d'identità scansionata, corrisponda al nome che hai inserito, così di questo genere. Che tu sei ancora residente lì, non sei morto, non ti sei trasferito, eccetera, eccetera. No? Tutte quelle belle truffe che si sentono. A questo punto, il controllare il documento significa che lui lo vede e poi avrà due bottoni sotto con scritto documento a posto, anomalia, oppure anomalia. Allora, nel caso in cui segnali un'anomalia, viene inviato una mail all'utente e si aspetta a questo punto che l'utente possa modificare i propri dati, quindi in qualche modo gli riapre la pratica, lui può tornare a modificare
quindi non c'è scritto se può modificare solo il nome o anche il documento, tutto, ma deve modificare una parte dell'informazione che va inserita. Una volta che lui le ha modificate, si ritorna al GTT che dovrà controllare la versione modificata e così via. Fino a quando, finalmente il signore del GTT non dice ok, i dati adesso sono tutti giusti e quindi può stampare tagliando dove è scritto invia per posta. Non c'è scritto perché l'invio per posta lo fa l'omino, non lo fa il sistema informativo. Quindi il sistema informativo può arrivare fino al punto di dire che quando l'omino del GTT ha scritto ok, il sistema informativo sputa dalla stampante tagliando, lo può fare da solo. Poi quel pezzo di carta che è uscito dalla stampante vada messo dentro una busta, lo deve fare qualcuno e il sistema informativo non sa se è stato fatto o no, e quindi è un'azione che deve essere fatta dalla persona fisica o meno della GTT, ma che non lascia traccia al sistema informativo, perché questa azione viene fatta senza interagire con il sistema informativo e quindi qua non si vede. L'altro processo a parte, che ha un token per ogni permesso approvato in qualche modo, semplicemente fa sì che il sistema in automatico mandi la mail di avviso quando un determinato permesso sta per scadere un mese prima. Allora a questo punto il signore, mi è arrivata la mail, sta per scadere, allora decide di cominciare una nuova pratica iniziando da capo alla compilazione di un nuovo modulo. In realtà si può iniziare la pratica di compilazione di un nuovo modulo sia per quando ti è scaduto quello precedente, sia quando ne vuoi fare uno nuovo, o compri la macchina nuova, cambi la macchina, devi fare la richiesta. Dimmi. Giustamente il testo diceva che l'utente deve pagare, allora, e quindi dobbiamo inserire nell'attività anche l'operazione di pagamento. Quando dobbiamo inserirla? Qui sembra che lui debba pagare in anticipo, prima che venga controllata e accettata la sua domanda. Poi se lui fa una domanda talmente sbagliata che non potrà essere accettata, ormai ha pagato, fatti suoi, certo. Allora in questo caso sì, ha senso, e ha senso tenere separata il pagamento. Quindi il cittadino paga, non pagamento ma paga. Allora, il fatto che paga sia qui e non qui, perché l'alternativa sarebbe qui, dopo che mi hanno approvato mi dice quanto fa e vado a pagare, però poi sarebbe un casino perché devo aspettare che mi arrivi l'informazione del pagamento prima di stampare tagliando. Vabbè, si può fare. Però il fatto che paga sia qua significa che io devo sapere esattamente qual è l'importo che deve pagare prima che l'impiegato della GTT abbia visto la domanda. E questo mi convince che sia importante avere lo stradario automatizzato, perché così il sistema, mentre fa inserire i dati, l'indirizzo all'utente, può già determinare qual è l'area in cui ricade e quindi il costo orario da far pagare. Altrimenti con la modellazione precedente, dove c'è solo una relazione, ci vuole una bacchetta magica per capire da quell'indirizzo scritto a mano dall'utente qual era l'area. Una bacchetta magica oppure un essere umano. Allora, è lecito perfettamente che un impiegato del GTT, mentre controlla la domanda, dice ok, questo qua abita in questo indirizzo, quindi è nella zona C2. E lo mette lui la zona. Sarebbe possibile, anzi, nella modellazione precedente sarebbe l'unica soluzione possibile.
L'utente inserisce l'indirizzo, però il collegamento tra indirizzo e zona lo può fare solamente una persona, perché prima non c'era nel database l'informazione sullo stradario e sulle zone. Però allora l'utente non poteva pagare prima che l'omino del GTT assegnasse a lui la zona e avrebbe dovuto pagare dopo. Oppure, peggio ancora, all'italiana l'utente pagava la cifra che secondo lui doveva pagare perché si è fatto lui i conti di quale zona abita, perché così, no? Tante volte. Sei tu che devi farti i conti, poi l'altro ti controlla e dice no, hai sbagliato. E non potevi farlo tu il conto, tanto lo devi fare per controllare. No, perché è più bello così. Allora, in questo caso sarebbe l'utente che decide lui quanto pagare, e quindi non è il sistema che dice mi devi 18 euro, o 180, non so quanto costano questi permessi, ma sono io che mi faccio il calcolo e pago la tariffa che ritengo sia quella giusta. Magari io già dichiaro nella modellazione precedente, era ragionevole che l'utente scegliesse lui da una tendina l'area in cui è convinto di abitare. È convinto di abitare, perché poi il sistema col controllo non lo può fare nella modellazione precedente, mentre adesso nella modellazione che abbiamo fatto adesso, un pochino più ricca, invece si può fare. Sono due livelli di robustezza diversa dello stesso sistema, che però hanno implicazioni diverse sulla responsabilità del dato. Da un lato chiedo all'utente il dato giusto e gli faccio io il conto di quanto deve, dall'altro chiedo all'utente di farsi il conto e poi controllo, che è la concezione un pochino antipatica della pubblica amministrazione. Fai tutto tu e poi se sbagli ti castagno. Ma i dati per dirti quanto avresti dovuto pagare io li avevo in realtà. Quindi sono sfumature che però sono sfumature che non sono, diciamo così, indifferenti per i nostri clienti. Secondo come concepiamo il sistema. Altre domande? Ok. Allora, chiudiamo questo. Il laboratorio successivo era molto semplice, no? Non si dice mai semplice, soprattutto quando è un argomento nuovo, ma era molto più breve da questo punto di vista, perché era quello che ci chiedeva di ragionare sui casi d'uso. Sempre sul nostro esercizio del stage and job, ogni tanto tiriamo fuori, vi facciamo fare un pezzettino in più, ma meglio, perché così abbiamo già a monte il modello concettuale, il modello di processo a cui agganciarsi e poter costruire, no? Se no ogni volta bisognerebbe cominciare da zero. Adesso, a valle di questi due laboratori sui casi d'uso, il 6 e il 7, la settimana prossima, nel laboratorio 8, invece vediamo un esercizio nuovo da zero in cui vi chiediamo di fare tutto il percorso, che è una sorta di laboratorio riepilogativo, non ce la farete mai in un'ora e mezza, ma lo stesso, e lo facciamo col tempo che serve, però un esercizio in cui, diciamo così, in modo concentrato nel tempo, si parte da un testo, non rimescoliamo i soliti problemi, testo nuovo in cui si parte a fare i tre tipi di modelli, concettuale, attività, casi d'uso. Ok, invece questo, dicevamo, è il livello dei casi d'uso. Settimana scorsa solamente il livello brief, mentre ieri abbiamo fatto il livello di dettaglio, della narrativa. E ci chiede due cose, di definire il diagramma dei casi d'uso a livello user goal, dello stage and job, quindi non summary, a livello user goal, e poi identificare i tre casi d'uso principali. Quindi magari hai fatto 4, 5, 18 casi d'uso, di quelli scegliene 3 che per te sono i più importanti e di ciascuno di questi fanne la descrizione brief, no? Sintetica. E questo era lo schema che veniva proposto per la descrizione sintetica, dove 1, 2, 3 sono i 3 casi d'uso identificati. Allora, la stage and job ce l'abbiamo tutti molto bene in mente, nei passaggi precedenti. Allora, se ripercorriamo mentalmente il processo, noi abbiamo l'azienda che carica nel sistema la proposta, specificando il piano formativo, eccetera, eccetera. Ma qui la parola proposta
già fa riferimento alla classe proposta del modello concettuale, quindi già ci dice tutto, ci dice quali sono le informazioni collegate. Chi carica l'azienda non è il tutore aziendale. Il tutore aziendale sarà indicato dall'azienda, cioè dalla persona dell'azienda che carica il tirocinio. Poi c'è lo studente, sì, qui ne manca uno, l'ho già notato. C'è lo studente che carica la domanda di tirocinio, come? Selezionandola tra, tra le proposte che sono state caricate. Un'altra azione che manca, la aggiungiamo subito, questa è proprio una svista, è la, inserisce, lo studente inserisce il tutore accademico. Poi svolge il tirocinio, ma lo svolgimento del tirocinio non comporta interazione col sistema informativo. E poi alla fine lo studente inserisce la valutazione del tirocinio, cioè il questionario, la valutazione non nel senso del voto, ma il questionario. Questionario che deve compilare anche il tutore aziendale. Mentre invece il docente, l'unica cosa che deve fare a valle di tutto è raccogliere l'informazione, ma viene fatta questa raccolta di informazione al di fuori del sistema informativo, mi porti i moduli da controfirmare, mi mandi la relazione via mail e alla fine ti do il voto. In questo diagramma in realtà manca ancora, se vogliamo, un attore, quindi non l'abbiamo indicato, potremmo ancora aggiungere l'attore stage and job, che fa due cose, accetta la proposta e convalida il ricevimento delle firme alla fine del tirocinio. E forse anche definisce le date d'inizio, se non ricordo male, che però sono casi d'uso che sono separati, quindi possiamo mettere un attore stage and job. Non si parla di carattere, no? Che ha approva la domanda. No, ricordate che quando lo studente inserisce la domanda, poi il stage and job deve verificare i criteri di ammissibilità, eccetera, eccetera, e poi dirti va bene oppure no. Come sempre nei casi d'uso non mettiamo controlla, verifica se, mettiamo sempre l'obiettivo positivo. Cosa succede quando tutto va bene? Quindi la domanda viene approvata. Poi nello svolgimento ovviamente. Poi ci sarà la parte in cui definisce la data d'inizio. Mi pare che il testo dicesse che lo fa lo stage and job. E infine, com'è? Lo fa l'azienda in accordo con lo studente. Allora mettiamo da un'altra parte. Pardon. Lo spostiamo. L'altra cosa invece è quando io consegno le firme, lo stage and job registra che sono state consegnate le firme. Quindi registra la consegna delle firme. E con questo chiude il tirocinio. Allora, definire la data di inizio, quindi lo fa il tutore aziendale probabilmente, o l'azienda. L'azienda è in accordo a fare la propria azienda, quindi non è tutore ma l'azienda. Il responsabile legale dell'azienda definisce questo. In accordo con lo studente, cosa vuol dire? Vuol dire che, per come lo leggo io, la responsabile dell'azienda dice allo studente, guarda, noi ti proponiamo di cominciare il 15 di novembre, il primo di dicembre. Va bene, sì, ci mettiamo d'accordo, ah, ma no, sono da mia zia quel giorno, allora non posso.
Allora facciamo il 2, va bene, siamo d'accordo? Ok. Allora a quel punto l'azienda carica quel dato sul sistema. Che poi l'utente, lo studente fosse davvero d'accordo oppure no, è una responsabilità che si prende l'azienda. Diverso sarebbe se il sistema informativo chiedesse in qualche modo la conferma allo studente, va bene questa data, quindi l'azienda inserisce, lo studente conferma, o al contrario, lo studente inserisce e l'azienda conferma. Allora in quel caso sarebbe un caso d'uso con due attori, oppure due casi d'uso diversi, uno inserisce e l'altro conferma. Ma la lettura più semplice che ne do è quella che dicevamo prima, si mettono d'accordo. Così come il discorso della ricerca del tutore accademico, lo studente si mette d'accordo con il tutore. Uno degli errori che avevo visto era questo, il fatto di vedere la scelta del tutore accademico come se fosse parte della domanda del tirocinio. Ho visto degli include a volte, oppure ho visto semplicemente questo caso d'uso, domanda di tirocinio che comprendesse anche l'inserimento del tutore accademico. Non può essere. Perché? Perché la domanda di tirocinio la faccio oggi e il tutore accademico non la posso inserire prima di domani, dopodomani, tra 3 giorni. Perché dovrò prima avere la proposta approvata, poi contattare il docente, farmi dire di sì, e allora potrò inserire il tutore accademico. Allora, se è una cosa che avviene in un tempo diverso, non può far parte dello stesso caso d'uso. Il caso d'uso è un'interazione limitata nel tempo, in un certo contesto, questo è il contesto in cui inserisco la domanda. Alla fine il caso d'uso si conclude quando ho inserito la domanda. Poi, tra 3 giorni... Oh, finalmente quel professore mi ha risposto, mi ha detto di sì, allora obiettivo dell'attore, inserisco, carico il tutore nel sistema, così poi l'azienda può fissarmi la data. È un altro obiettivo. Che poi la domanda intesa come classe del modello concettuale faccia riferimento al tutore accademico va bene, ma sono momenti diversi, contesti diversi dell'utente studente, dell'attore studente. Okay, quindi se pensiamo che, ragioniamo sulla scala dei tempi, un caso d'uso può durare qualche minuto, un minuto, 30 secondi, 5 minuti, 10 minuti, non 2 giorni, soprattutto non viene interrotto e ripreso. Il caso d'uso non è una sequenza, diciamo così, vabbè, se arriva la telefonata, che okay, è interrotto, ma quello non lo vediamo, ma all'interno comunque di un arco di un contesto che rimane costante e di un arco di tempo limitato. Altrimenti non è un caso d'uso, è un passo del processo. Passi che possono avvenire a tempi diversi. Quando abbiamo parlato di activity diagram, non abbiamo messo vincoli temporali, abbiamo detto il token arriva, quando poi lui avrà voglia andrà avanti. Invece nel caso d'uso mi metto a far quello, sono focalizzato su quell'azione e quando raggiungo l'obiettivo ho finito, smetto, faccio altro. Esco da quel contesto, faccio altre cose. Okay? Quindi, caso d'uso, immaginatevi qualche cosa che dura qualche minuto fino a qualche decina di minuti, fatto dei passaggi, ogni linea, no? 1, 2, 3, 4, quando facciamo la narrativa del caso d'uso, sono azioni che durano secondi, invece, come scala dei tempi. Se state pensando a azioni che invece durano microsecondi o che durano minuti, c'è qualcosa che non va, lo state guardando a livello sbagliato. Se state vedendo un caso d'uso che dura magari 2 giorni, probabilmente siamo a livello summary e non a livello user goal. Quindi se vogliamo una regola del 9 per capire se stiamo sparando giusto è anche quella. È una cosa che si può svolgere tutta nell'arco di un quarto d'ora, mezz'ora, senza interrompersi facendo qualcosa? Sì. Se invece bisogna interrompersi perché devo aspettare un altro che faccia un'altra cosa, non è più lo stesso caso d'uso. Ok, poi la parte di descrizione qua era molto semplice perché chiedeva solamente una descrizione breve e quindi nella descrizione breve si tratta di riportare il nome, l'ambito e l'attore primario
o gli possibili attori primari, ad esempio nel caso d'uso qui erano stati scelti come tre casi d'uso più importanti: il caricamento della proposta, la valutazione, quindi la compilazione del questionario, e la selezione del voto. La compilazione del questionario è un caso d'uso che viene attivato o dal tutore aziendale o dallo studente separatamente, sono due casi d'uso diversi, sono due attivazioni diverse dello stesso questionario, della stessa interfaccia. Ma non sono attori contemporanei, sono attori separati, indipendenti. È un'azione che può essere fatta sia dall'uno che dall'altro. E poi c'era qualche riga, diciamo 5-6 righe, queste in realtà sono righe corte perché la colonna era stretta, che descrivono sinteticamente le azioni che avvengono lì dentro per il raggiungimento dello scopo. Ma questo era la settimana scorsa un esercizio di riscaldamento, più che altro per ragionare sui diagrammi di casi d'uso, perché poi la descrizione noi cercheremo di farla sempre a livello di narrativa completa. Domande? Okay. Allora, direi che per oggi possiamo chiudere qua. Mi spiace per il disguido che c'è stato sull'ora d'inizio. Ci vediamo martedì prossimo.